Benvenuti nell'angolo del tè, un piccolo spazio dove sentirsi a casa bevendo una gustosa tazza di tè. In questo format, pillole di tè, vi guiderò in un viaggio di curiosità e informazioni che riguardano questa meravigliosa bevanda. Molto presto diventerete dei veri e propri appassionati di tè. Benvenuti in questo nuovo video del format pillole di tè. Come puoi vedere da questo tavolo immandito, oggi parliamo delle diverse forme che possono avere i nostri tè. Prima di cominciare, però, ti ricordo di lasciare un like, seguirci sui social Facebook, Instagram e YouTube e se ti va di lasciare un commento con la tua forma di tè preferita. Alla base delle diverse forme del tè sappiamo anche che c'è una pianta differente. La pianta del tè, come abbiamo già visto, è la Camellia sinensis e le sue subspecie principali sono la sinensis sinensis e la sinensis assamica. La sinensis sinensis, rispetto all'assamica, ha le foglie più piccole, mentre l'assamica ha le foglie più grandi. Già qui notiamo la grande differenza. Inoltre troviamo delle varietà sviluppate naturalmente in natura e delle cultivar che sono degli ibridi sviluppati dall'uomo. Attenzione perché questo non significa che la pianta del tè sia, per modo di dire, peggiore, ma anzi troviamo delle vere e proprie chicche, ma soprattutto si riesce anche a gestire meglio quella che sarà la lavorazione. Poi appunto tutte le altre forme che tra poco vedremo vengono appunto date anche da una lavorazione minuziosa e specifica. Nello scorso video abbiamo già visto due differenti forme di tè. Quelle CTC in polvere che vengono utilizzate per le bustine e quelle a foglia intera. Delle foglie intere abbiamo tre principali tipologie, diciamo così. Abbiamo quelle arricciate, quelle lasciate naturali e quelle arrotolate. Qui ne vediamo tre tipologie, una che deriva dall'assamica arrotolata. Qui abbiamo due che derivano dalla sinensis, questa lasciata al naturale e questa arricciata. Un'altra forma di tè molto apprezzata e conosciuta è quella dei tè appallottolati. Li troviamo soprattutto per i tè oolong, per alcuni verdi e addirittura alcuni neri. Ha questa forma molto particolare a pallina che può essere piccola o addirittura molto più grande. Il bello è che quando si va ad infondere in una tazza, in una teiera, si vede proprio la danza e quindi la trasformazione di questa pallina a una foglia intera. Una forma invece che può essere meno conosciuta è quella del tè piatto. Vedete queste foglie molto grandi, vedete un mio dito, totalmente piatte. Sono molto particolari, è molto caratteristico come tè ed è conosciutissimo in Cina, molto popolare. E questo ad esempio è il Taiping Hohui, è proprio la sua caratteristica principale e troviamo delle foglie anche molto più grandi. E è molto bello da vedere anche quando si infonde perché non è consuetudine vedere un tè così grande. Una forma di tè invece che negli ultimi anni ha spopolato nel mondo è quella in polvere. Chi di voi non conosce il tè verde matcha e il tè verde hojicha? Che sono questi tè di cui le foglie vengono macinate a pietra molto finemente. Ho scoperto che altri tè verdi del Giappone vengono proposti come tè in polvere. Non li ho ancora provati, però li proveremo, li assaggeremo e giudicheremo. L'ultima forma di tè che vi presento oggi è quella dei tè pressati. Possiamo trovarli in torte o in nidi e solitamente vengono fatti i tè fermentati, tra cui anche i puer. Appunto, vedete questa torta già aperta, già provata, e hanno la caratteristica che più invecchiano, più il sapore evolve e diventa più caratteristico, più buono. E appunto c'è proprio un metodo preciso per sgranare le foglie. Può capitare anche di trovare degli specialty, ovvero questi tè molto particolari, speciali, che hanno delle forme molto belle da vedere, molto eleganti, come ad esempio fiorellini. Roselline, anellini, sono molto belli e molto buoni soprattutto da bere e da gustare. Fatemi sapere qual è il vostro tè preferito e qual è la sua forma o se conoscete altre forme che non ho citato in questo video. Io vi aspetto al prossimo e nel frattempo vi auguro una buonissima tazza di tè.